Allora, voglio sentire la scena originale del film Un americano a Roma, grande Alberto Sordi. La facciamo ascoltare e poi ci sarà una reinterpretazione magistrale di Emiliano. Era uno dei miei sogni, ti dico, sto coronando un sogno. Vai. Quello che stai facendo te è una cosa molto bella. L'una e quattro minuti, la sentiamo, vai, attenzione. What is it, eh? Maccheroni, maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Lo sapete che sono americano, gli americani non io bevono. Io strozzo. Io lo strozzo, il padre. Marmellata, marmellata, questa è roba da americani. Yogurt, mostarda. Ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani, gli americani non bevono vino rosso, bevono il latte, apposta non si imbriacano. Che avete visto mai un americano ubriaco voi? Io l'ho visto mai un americano ubriaco. Guarda il ginzio. Gli americani sono forti. Gli americani sono forti. Gli americani non puoi mica combattere contro gli americani. Gli americani mangiano marmellata. Marmellata. Maccheroni. Maccheroni. Non ci metti, distruggo sei maccheroni. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Intrepida. Ti sembri un verme, maccherone. Questa roba da americani, vedi? Hai visto il jeans? Yogurt, il jeans a celare? Il padre che non dorme, dorme, si volta nel letto. Lui intanto la mostarda. Fa mostarda la spalma sul pane. La mostarda. Latte sul latte. Pane con la mostarda. Questa roba nella bottiglia di vetro, come si usava? Roba sana, sostanziosa. Ecco. E guarda, adesso morde il panino con la mostarda. Comincia a ciancicare, come si dice a Roma. Guarda che fa una faccia da vomito e sputa. E risputa. Gli americani. Adesso prende il piatto col maccherone. Mi hai provocato e io ti distruggo. Grande Albertone, grande. Io me ne mangio. Piatto. Ecco, una forchettata da muratore. Il momento più bello è questo. Il latte al gatto. Sì. Questo è il sorcio. Lo chiama come il gatto. Ma io questo ammazzano è cimicia. Ma che bellate. Vino, fiasco. Che è il vinello. Si attacca al fiasco proprio. Sono americano io. Grande. Io me ne mangio. Grande Alberto Sordi. Emiliano è pronto. Emiliano, a livello di doppiaggio, come sei messo intanto? Seduto. Allora, ti rifacciamo vedere la scena. Sì. E riascoltarla. Devi andare con il labiale uguale. Quindi ci sarà un doppio audio, quello originale e il tuo. Poi la farai da solo. Noi guarderemo solo il plasma del By Night Roma e cercheremo insomma di vederti come te la cavi. Difficile, perché non lo hai mai provato. Non è riadattata a livello teatrale, ma questa volta te la faremo rifare a livello di doppiaggio. Poi, se non riusciremo, la fare a livello teatrale senza dover per forza seguire i tempi del grande Alberto Sordi, che sono abbastanza, secondo me, impossibili, perché è il numero uno, quindi insomma. Ci vuoi provare? Sì, certo, come no. Grande Emiliano. Accetta la sfida. Adesso parte la scena originale, ovviamente, con Emiliano che ci va sopra, vai. Maccarone, questa roba da carettieri. Io non mangio maccaroni, io sono americano, sono. Vino rosso, io non bevo vino rosso. Vede che sono americano. Gli americani non bevono vino rosso, non mangiano maccheroni. Gli americani mangiano marmellata. Questa è roba da americani. Yogurt, mostarda. Ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani. Gli americani bevono al latte, apposta non si imbriacano. Avete visto mai un americano ubriaco voi? Io non l'ho mai visto un americano ubriaco. Gli americani sono forti. Ammazza gli americani. Non puoi mica combattere gli americani. Gli americani mangiano marmellata. Maccarone. Io ti distruggo, sai, maccarone. Perché mi guardi? Con quella faccia intrepida, vero? Mi sembri un verme, maccarone. Questa è roba da americani, vedi? Yogurt, marmellata, mostarda. La mostarda. What is your name, la mostarda? È un grande. Questa è roba che mangiano gli americani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarone. Ma sto serio. Ha sputato. Americani. Maccarone.
M'hai provocato? E io ti distruggo adesso, vero? Io me la bagno. Am. Questo è da marcato. Questo è il sorcio. O per sami i cimici. E io bevo latte. Sono americano io. Fermo. Io me la mangio. Grande Emiliano! Grandissimo, grandissimo. Allora, un pensiero del pubblico che è accanto a lui. La volete rifatta, stile teatrale, che non deve essere un doppiaggio? Oppure... Come te la senti di fare, Emiliano? Stile teatrale? Perché poi quando verrai all'evento... Ci sarà il palco, la puoi fare anche senza... Addirittura coreografata. Eh beh, certo, con tutto... Sì. Come preferisci, stile doppiaggio? Beh, io preferisco doppiaggio perché mi piace rivederla, allora ne approfitto per rivederla. Però allora, se poi la facciamo senza... Perché poi la potrei fare anche tu, sì, possiamo farla tu, anche senza. Tavolo, un domani, ci sei, palco, tavolo, tutto, latte, tutto, devi... Ti devi preparare. Ah, proprio la parola, mi preparo. Ma che scherzi, certo, ho delle camere, cose. No, insomma, povero Roberto, diciamo. No, ma diciamolo tutto che abbiamo dei progetti molto elevati, giusto? Giusto, degli obiettivi molto elevati. Quindi, ragazzi, troppo elevati. Partecipare con nessuno. Tra l'altro posso dire una cosa, che io e Emiliano ci conoscevamo già. Vabbè, ok. Nella mia piccola carriera d'attore, non è vero. No, nella mia piccola carriera d'attore, anche quando faceva queste cose di attore, rimorchiare a Provolone, Provola. Sì, sì, lui sì, andava in giro con i cani. Non è vero. Ragazzo di Paolo Roberto, si smaschera ovunque. Non è vero. Allora vai. Erano altri tempi. Allora riparte la scena, vai, c'è Emiliano che ci rifà la scena. Senza audio originale, ogni tanto lo alziamo per vedere se coincide. Ci siamo, 3, 2, 1, ciac, azione. Parte la scena e parte anche Emiliano. L'una e 10 minuti. By Night Roma. What is an egg? Maccarone. Maccaroni, questa roba da carrettieri. Io non mangio maccaroni. Io sono americano, sono. Vino rosso. Io non bevo vino rosso. Lo sapete che sono americano. Io gli americani non bevono vino rosso. Non mangiano maccheroni. Gli americani mangiano mammalata. Mammalata, questa roba da americani. Yogurt, mostarda. Ecco perché gli americani vincono gli Apache. Combattono gli indiani. Gli americani non bevono vino rosso. Bevono il latte. Apposta non si imbriagano. Che avete mai visto un americano ubriaco voi? Io non ho visto mai un americano. Io non ho visto mai un americano ubriaco. Mi sono perso un attimo. Gli americani sono forti, ammazza gli americani. Un po' mica combatte contro gli americani. Gli americani mangiano mammalata. Maccarone. Mannaggia, io ti distruggo da maccarone. Perché mi guardi? Con quella fascia intrepida, vero? Mi sembri un verme, maccarone. Questa è roba americana, vedi? Yogurt, mammalata, mostarda, la mostarda. What is your name, la mostarda? Aspetta, sì, aspetta. Ci siamo. Vai. Ho del latte? Vabbè, andate avanti. È sostanziosa. Questa è la sostanziosa, maccarone. Mazza che sono serio. Americano. Maccarone. Ma hai provocato? Io ti distruggo adesso. Io me la magno. Questo da margatto. Preciso. Questo al sorcio. Devi fare questo. Questo ammassa i cimici. E io bello latte. Sono americano io. Verme. Io me la magno. E grandissimo! Allora, grande Emiliano! Cioè, lo posso dire che questo forse è uno dei pezzi più difficili. Ma te la immagini la scena col tavolo, te da solo, il pubblico che ti guarda? Se me la immagino, sì, beh, è un sogno. Ecco, anche il mio, quindi ti ho trovato, ti devo fare i complimenti. Grande Emiliano, grandissimo!